Sono stati 125 gli studenti piemontesi appartenenti a 20 istituti scolastici e a 5 centri di formazione a essere premiati nell'aula di Palazzo Lascaris dal vicepresidente del Consiglio regionale nell'ambito del progetto di storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. 3 le tracce sulle quali si sono cimentati gli allievi con elaborati testuali e multimediali. La violenza del colonialismo fascista in Etiopia, gli assetti europei del XX secolo e le tematiche di ambiente, lavoro e sicurezza dal dopoguerra a oggi. Abbiamo scelto la terza traccia che parlava della colonizzazione italiana in Africa, che parlava principalmente da Addis Ababa all'Etiopia, che parlava l'Italia brava gente, però l'Italia è stato il primo paese a usare armi chimiche contro povere persone, per esempio Addis Ababa sarebbe la capitale dell'Etiopia contro migliaia di persone. E abbiamo scelto proprio questa traccia che parlava dall'Italia. È stato un po' difficile, però con un po' di aiuto, un po' di ricerche ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scelto la traccia sull'ambiente perché vicino a noi c'è un piccolo paesino che si chiama Trino e in questo paesino c'è una ex centrale nucleare che si chiama Enrico Fermi. E quindi abbiamo scelto questa traccia perché abbiamo pensato che forse era il caso di conoscere un pochino meglio la realtà che ci circondava. E quindi abbiamo pensato appunto di approfondire un po' questa realtà che comunque è importante anche perché ci ha dato modo di imparare molto sulle tecniche che venivano utilizzate in queste centrali nucleari. Abbiamo fatto molti approfondimenti sulla legislazione in tema di ambiente e di centrali nucleari, quindi mentre portavamo avanti la ricerca ci siamo appassionati e quindi siamo rimasti molto soddisfatti.